Qui al sud, perché giustamente si diceva bene, le posti
rispetto all'altro, un idolo contiene una ferita, vedi la peduta, ma vedi anche la stessa parte di sé. Città che ha tantissimi problemi, come tutti sappiamo, a livello economico, ma anche lavoro, mancano, ci sono tantissimi problemi, tantissime carenze, che noi da consiglieri comunali comunque dobbiamo affrontare. Però capisco anche che il problema dell'immigrazione non può lasciarci indifferenti, perché è corretto anche andare a verificare la situazione in cui versano,
anche questo. Mi sono sentita obbligata quasi a prendere la parola, soprattutto dopo aver ascoltato l'intervento del consigliere Chiamala, perché condivido il fatto che ognuno di noi fa avere un'idea diversa e avere delle idee diverse e delle sue diverse sicuramente del ritmo, però ho ritenuto intervenire perché alcune sue affermazioni le ho ritenute gravi, sicuramente criticabili dal mio punto di vista. Faccio una premessa, io da mesi passati avevo fatto un'interrogazione sull'argomento, sull'immigrazione, sugli immigrati, sulle condizioni degli immigrati, e avevo io fatto sollecitato l'amministrazione a diciamo prendersi cura dello stato degli immigrati per quel che riguarda non soltanto le loro condizioni all'interno del centro del Via del Lago, ma anche biglietto posto al posto degli immigrati, perché addirittura giustamente
di quello che hanno visto. Morire fratello, morire padre, morire figlio. E loro stanno fuori dal loro paese. E noi abbiamo l'obbligo morale di accogliere queste persone. E questo ci ha dato, a differenza di quello che si possa pensare, ha dato un grande segnale di civiltà. Perché li ha sempre accolti. E il nostro paese è un paese solidale. Nonostante quello che si possa pensare, thank you.
ragazzi, non ci crediamo. Io ho solo precisato che il discorso del consigliere Fontanino ha toccato che è fuori ciascuno di noi, un altro. Consigliere Fontanino. Dice bene la collega Fontanini, e cittadini.